Vanessa Sansone, Tribunale per i diritti del malato. Quali progetti sono stati premiati in questa edizione? I progetti premiati sono il progetto sulla comunicazione aumentativa alternativa della ASL di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Il secondo premio va a Scuola Cornelio della Fondazione Serena Onlus di Milano. E il terzo premio va all'Hospice dell'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Per quali motivi sono stati scelti? Il primo premio è stato assegnato per l'importanza che la parola ha per, soprattutto per una persona ospedalizzata o in stato di necessità. E quindi è stata premiata la volontà di mettere la persona in condizione di poter scegliere utilizzando un linguaggio alternativo a quello della parola. Il secondo premio invece è stato assegnato per l'importanza del miglioramento della qualità della vita di un bambino affetto da malattia neuromuscolare degenerativa. E il terzo premio è stato assegnato per l'importanza che le cure palliative hanno non solo in ambito oncologico ma anche in ambito infettivo, soprattutto per quei pazienti che sono in stato terminale.